Vi Ciao. presento la nuova idea. Vi avevo detto che Nel 2020 ci sarebbero sarebbero state tante idee nuove. Questa è una di quelle che ci saranno ed è semplicemente dei guest video. Quindi sono video di esattamente come ospiti. faccio i guest post sul blog, ma sono dei video e quindi appariranno sia su YouTube che sul blog. Spero che questo appuntamento, che non avrà una cadenza regolare, vi piaccia. Se volete propormi uno dei vostri guest video, un guest video, potete contattarmi via messaggio, via su Facebook, qui su YouTube, con i commenti, insomma, ditemelo, ci mettiamo d'accordo e attraverso questi video che saranno inediti e solo per il mio canale, voi potete presentarvi e presentare quello che sapete fare. Vi aspetto e intanto buona visione. Ciao! Ciao a tutti, sono Martina di Folli Passioni e oggi vi voglio mostrare questa breve videotecnica dedicata al Bead Embroidery, ovvero ricamo con le perline. I materiali principalmente usati sono cabochon, perle, cristalli e tanto altro. Potete usare qualsiasi cosa che sia di vostra fantasia. I fili più utilizzati sono in genere il Miyuki, che potete trovare in tantissime colorazioni. Questo che io adoro principalmente usare è il Sono, molto resistente e a 100 metri. Le perline possono essere di tantissime misure e di tantissimi colori, quindi vi potete sbizzarrire con tutto quello che vorrete. Per iniziare, io ho incollato il mio cabochon alla base che preferibilmente si usa per il Bead Embroidery, ovvero il Lacy Stiff Stuff. Molto resistente, rigido, adatto per ricamare appunto seguendo le linee del cabochon e in questa colorazione bianca dà pos la possibilità di anche di essere colorata per rispettare i colori delle vostre pietre. Per prima cosa bisogna uscire col filo molto attaccato al vostro cabochon. In genere la regola principale dell'embroderie è inserire sul filo un numero pari di perline o di cristalli, di qualsiasi cosa voi utilizzate, perché va lavorato sempre pari, quindi o inserite due perline o ne inserite quattro e così via. Ora vi faccio vedere come fare. Io inserisco sul lago un cristallo e una perla da 3 mm. Andrò a collocare molto vicino al mio cabochon e terrò stretto il filo con un dito in modo da tenere ferme le mie perle. Rientro subito attaccata alla perla finale, sempre stando attaccata al cabochon. In questo modo si fermeranno, ma non del tutto. Quindi rientro in prossimità della prima perla inserita e ripasso in tutte e due. Questo è il primo passaggio. Ora non mi resta che ripetere i passaggi in questo modo. Inserisco nuovamente un cristallo e una perla, avvicino le mie perline, rientro attaccata
all'ultima perla. Questa volta, per fermare il lavoro, passerò sempre dall'avanti del lavoro in mezzo alle due perline inserite precedentemente, in questo modo. Tiro il filo e ripasso nelle ultime tre inserite. Così. E tiro il filo. Come avrete visto, la tecnica è molto semplice, dovete solo ripetere i passaggi. Quindi inseriamo sempre alternate le prime due perle. Avviciniamo al lavoro, passo col filo dal davanti al retro del lavoro attaccato all'ultima perla inserita, in questo modo, tiro il filo, rientro sul davanti del lavoro in mezzo alle due inserite precedentemente, così, tiro il filo e rientro nelle ultime tre inserite. In questo modo le vostre perline saranno ben salde e ben ferme al lavoro. Il retro, vedete, ci sono i passaggi. In questo modo si può procedere così per tutto il giro, in modo da rivestire il nostro cabochon. In questo caso io invece farò solo una parte con perline, perché qui creerò un movimento con paillette e dopo vi faccio vedere. Come vedete, io ho ultimato il mio giro come volevo che fosse, e una volta inserite tutte le mie perline, per sicurezza ho fermato il filo del lavoro, il retro del lavoro, con un piccolo nodino. In questo modo le mie perline sono ben salde e non si muovono. Ora vi faccio vedere come utilizzare paillette per il ricamo d'embroiderie. Io ho scelto due colori di paillette, queste blu e queste rosa, e utilizzerò delle piccole perline trasparenti e queste perline color fucsia che riprendono un po' le venature colorate di questo cabochon, anche se è difficilissimo rendere l'idea di queste venature. Mi sono portata ad uscire con il filo a metà circa di questo spazio, ma leggermente staccata dal cabochon, e ora vi faccio vedere perché. Inserirò sul mio filo una paillette blu, anzi no, scusate, una piccola perlina trasparente, la paillette blu, una paillette rosa, prendendo al contrario, e una perlina fucsia. Inserisco tutto sul mio filo in questo modo. E rientro con il filo attaccato al cabochon. In questo modo le paillette si sono fermate, mantenendo comunque un'altezza perché dietro c'è la nostra perlina che le ferma. Procedo così con un altro paio di paillette. Quindi inserisco una piccola perlina
una paillette blu, una paillette rosa e per finire una perlina fucsia. In questo modo, questa volta, come vedete, sono uscita leggermente vicino alle altre, rientro sempre attaccato al cabochon. Tiro. In questo modo possiamo creare anche dei bellissimi fiorellini. Io adoro questa tecnica, è quella che uso principalmente per tutte le mie creazioni, dà la possibilità di dare sfogo alla fantasia. Come vedete, io ne ho creata una terza qui e molto probabilmente ne metterò due qui dietro, utilizzando lo stesso metodo, questo per riempire questo spazio che è vuoto. Quindi mi porto ad uscire sul dietro delle nostre paillette, inserirò sempre una perlina, una paillette blu, una paillette rosa. Questa la prendo al contrario perché è leggermente bombata. E una perlina fucsia. Ecco, tiro il mio filo e rientro proprio attaccato alle paillette davanti. In questo modo metto l'ultima, sempre utilizzando lo stesso metodo. A volte le paillette si girano, ma cercate di sistemarvele. Guardate che carino. Ora vi mostro l'ultimo, ma non per importanza, materiale che adoro utilizzare in queste creazioni, ad embroidery. È una specie di filo metallico, in genere in italiano noi lo chiamiamo canutiglia, che può essere sia rigido che morbido. Rigido va utilizzato per contornare e delimitare i bordi, morbido lo si può utilizzare invece come decorazione. E ora vi faccio vedere come fare. Innanzitutto io mi sono tagliata dei piccoli pezzettini di diversa misura che mi serviranno a delimitare queste aree vuote. Sono entrata con il filo sul davanti del lavoro, sempre più o meno vicino alle nostre paillette. Appena finito di inserire, inserisco un pezzettino del nostro filo metallico sul lago e rientro sul retro del lavoro, tiro il filo in questo modo. Canutiglia si piegherà. Ecco, ora quello che mi resta da fare è rientrare in diverse angolazioni per inserire la canutiglia mescolata e intrecciata.
Esco da qui, dal mezzo. Inserisco sul mio ago un altro frammento di canutiglia e rientro questa volta di lato così. Tiro sempre bene il mio filo. Fa fatica a vedersi però, e per rendere l'idea di come riempire il lavoro. Questa la potete utilizzare anche inserita qui in orizzontale tra una perla e l'altra. È molto carina. Ecco, ne ho inserite alcune per rendervi l'idea di come ho riempito lo spazio con la canottiglia. Queste, diciamo, sono le fasi che si possono utilizzare nelle bead embroidery. Spero di esservi stata utile con questo breve video, che vi possa piacere, ma soprattutto che vi possa capire quanto tempo, passione e dedizione ci possa essere dietro anche una minuscola creazione. Grazie.